Buonasera, benvenuti. Sono Stefania De Sena. Vi parlerò oggi di cucina italiana, i segreti di questo successo mondiale. Ho accolto con grande piacere, l'iniziativa e la proposta dell'ACIP Dante Alighieri, che è l'associazione qui a Porto, in Portogallo, che si occupa della diffusione della cultura italiana in generale, nello specifico della lingua e di tante altre attività. Oggi vi parlerò, come sapete, abbiamo avuto questo ciclo di lezioni aperte, la mia è la conclusiva, e devo dirvi tante cose, quindi andiamo subito alla nostra presentazione. Non so se questa presentazione susciterà il vostro interesse, ma sono sicura che risveglierà il vostro appetito. Allora andiamo subito alla nostra presentazione. Appunto, il titolo è La cucina italiana, i segreti di un successo mondiale, cioè vorrei capire o studiare, investigare insieme a voi il perché la cucina italiana ha questo grande successo. Fondamentalmente la mia presentazione si basa su una frase diciamo emblematica della concezione della culinaria e della cucina in generale da parte degli italiani, è che questa: la felicità non esiste laddove l'arte culinaria è ignorata. Sebbene sia un anonimo, sicuramente un anonimo italiano, perché gli italiani amano mangiare e stare bene a tavola. Fondamentalmente parlerò un po' della storia dell'alimentazione sulla penisola italiana, la diffusione della nostra cucina nel mondo, quando e come è avvenuta, quali sono le caratteristiche peculiari della cucina italiana, l'ultimo ventennio, quindi praticamente dal 2000 in poi, e la rivalsa di un sistema unitario, e poi capiremo meglio perché, i segreti di un successo mondiale. E quindi iniziamo subito con la tavola dei romani. Anche i romani, fin dai tempi dei romani, non mancava il vino sulla nostra tavola, l'olio d'oliva, alcune verdure, il pane, le farinate di grano, e tenete presente che questo è quello che rimarrà fino ai nostri giorni, e il formaggio, il primo formaggio di capra. Si condivano questi alimenti con delle spezie, lo zafferano, il pepe, il sale, lo zenzero e anche il mirto. Si utilizzavano dei grassi animali, che erano appunto il grasso di maiale o il grasso di fagiano, e mentre l'olio si distingueva in quattro tipi in base diciamo, alla spremitura, quindi a che tipo di oliva veniva spremuta. La cosa che mi interessa dire già da subito è che già i romani mangiavano l'aghanum e macaria, cioè una tipologia di pasta ovviamente arcaica, però effettivamente già esisteva. Infatti ne parlano, diciamo, lo danno per scontato sia Orazio che Cicerone nelle loro opere. Dicevano appunto che mangiavano le lagana, che è una parola neutra, e che praticamente erano proprio dei grossi quadrati o rettangoli di pasta che venivano cotti e poi fritti e conditi, ovviamente in una maniera diversa rispetto ad oggi. Ma quello che mi preme, diciamo, dirvi è che effettivamente la pasta è sempre stata su questo territorio, e i primi esempi si trovano proprio nella cucina romana. Addirittura in una tomba cerveteri, appunto risalente all'epoca romana, è stato ritrovato tutto il materiale per la preparazione di questa pasta: lo spianatoio, il matterello, il mestolo e il coltello. Questa, diciamo, che è una preziosa eredità che la cultura italiana vanta fin dai tempi più remoti, e che soprattutto oggi, e poi vedremo, diciamo che un circolo questa lezione, soprattutto oggi più che mai ci si sta preoccupando di proteggerla e di rispettarla. Nel Medioevo, appunto, gli alimenti sono sempre gli stessi: abbiamo detto le verdure, il pane, i cereali, la pasta. Ovviamente iniziano a comparire i primi orti, piccoli allevamenti per il fabbisogno, le zone boschive più ampie, e dove si praticava il pascolo e la caccia. Scusate un attimo che non si vede, condivido di nuovo il. PowerPoint.
Ecco qua. Sì, si vede? Quindi praticamente nel Medioevo, stavo dicendo, quindi che ovviamente l'alimentazione era diversa, quella dei ricchi piuttosto che quella dei poveri. I ricchi mangiavano minestre, pane. Aspettate un attimo, scusate, e ci dovrebbe essere. Eccoci qua, quindi stavamo dicendo che però non era così. I ricchi appunto mangiavano le minestre, il pane, i formaggi, la frutta e soprattutto carne di cervo, cinghiale e maiale, quindi cacciagione. I poveri invece il pane, i cereali e la pasta. Anche la pasta, vediamo se riesco a mettere un attimo questo PowerPoint un po' più in evidenza. Sì, lo vedete meglio. Vediamo. Sì, e si dovrebbe poi vedere. Ok, ci siamo finalmente, scusate. Ok, quindi che cosa succede nel Medioevo? La pasta fa un passo in avanti, fa un passo in avanti nei tre, diciamo, territori dell'Italia. Nell'Italia del nord inizia a comparire la pasta all'uovo, nell'Italia del centro inizia ad apparire la pasta ripiena, addirittura ravioli e agnolotti, e al sud, nella Sicilia araba, che cosa succede? I siciliani iniziano a seccare la pasta al sole, come facevano con altri alimenti, perché per permettere a questo prodotto di arrivare nei mercati, quindi stiamo parlando del Nord Africa, del Medio Oriente, della Spagna, del resto d'Europa, perché arrivavano nei mercati dove portavano i prodotti siciliani o i materiali siciliani, eccetera. E la pasta asciutta, poiché era un prodotto fresco e quindi non, diciamo, non si manteneva fresco durante molto tempo, per molto tempo, hanno iniziato a seccare la pasta per far, diciamo, affrontare alla pasta questo lungo viaggio. E la cosa divertente è che mi ha chiamato subito alla memoria la storia del vino do Porto, no? Alla fine anche gli inglesi aggiunsero l'aguardente a questo vino portoghese meraviglioso pur di farlo arrivare in patria da loro. E quindi vediamo che continua la pasta nel Medioevo, anzi, si progredisce, evolve. La pasta era un alimento già molto diffuso sia nei mercati che nelle botteghe medievali. Addirittura ci sono delle bolle vaticane che servivano a normatizzare proprio il commercio e soprattutto per evitare litigi tra i pastai. E appunto una delle più significative, diciamo che obbligava una bottega di pastaio, di pasta, di aprire a non meno di 50 metri da un'altra bottega. Perché? Perché la richiesta era molta e la produzione di conseguenza era molta, era un lavoro redditizio. Le città che più si, dedicarono alla produzione di questa pasta furono appunto Napoli, Salerno e Genova, che poi saranno delle città molto influenti e diciamo protagoniste nella diffusione e nel successo della pasta alimentare. Il Rinascimento, come dice la parola, è un'epoca di rinascita che coinvolge tutta la società e ovviamente anche la cucina, e quindi il mangiare bene in questo momento diventa una vera e propria arte. Immaginate questi nobili che servono questi pranzi e questi pasti sfarzosi con più di 20 portate, ognuna delle quali con 10 piatti. Insomma, una festa incredibile dove si faceva di tutto per ostentare la propria magnificenza, addirittura cioè, si facevano le statue con lo zucchero di canna, oppure si servivano e venivano regalate. Uno dei regali più ambiti erano le teste di questi cinghiali, di questi animali selvaggi che venivano cucinati e poi si mangiava di tutto di queste teste. La noce moscata, pensate,
costava quasi mezza dozzina di buoi, insomma praticamente era uno sfarzo incredibile, e anche in questo periodo la pasta fa un passo in avanti. In questo appunto iniziano ad apparire gli gnocchi, le lasagne iniziano ad essere più diciamo elaborate, soprattutto come condimenti, perché abbiamo visto che i romani condivano la pasta, soprattutto le lagana, in un modo completamente diverso. I poveri continuano a mangiare moltissimi cereali, il grano, l'orzo, la segale, l'avena, il miglio, e di solito, non avendo i piatti, in quell'epoca non esistevano ancora i piatti, utilizzavano come piatto una fetta di pane secco che spesso e volentieri dovevano anche dividersi tra di loro. Una figura che mi ha colpito particolarmente in generale, e soprattutto in particolare per questa presentazione, fu Caterina de' Medici, che dalla Toscana partì e sposò Enrico II e divenne regina di Francia, e apportò in questa corte francese delle innovazioni incredibili. L'uso della forchetta, all'epoca esisteva solo il coltello e il cucchiaio, e la forchetta serviva proprio per cercare di evitare di mangiare tutto con le mani. E infatti Caterina si sofferma e ritiene la scena esilarante, perché sia il marito che i commensali nobili facevano cadere più cibo fuori dalla tavola e sulla tavola, piuttosto che quello che riuscivano a mettere in bocca. Un'altra grande innovazione di Caterina de' Medici fu quello di inventare finalmente il piatto di ceramica individuale, e quindi lì comparvero i primi posti a tavola, oltre, vabbè, a tante altre cose che fece Caterina de' Medici. Poi che cosa successe? Moltissimi ingredienti che furono scoperti, moltissimi alimenti che furono scoperti con l'America, non vennero subito accettati dalla società europea in generale con facilità, ma anzi c'era una grande reticenza, perché questi prodotti erano diversi. Per esempio, la patata cresceva sottoterra, oppure il pomodoro era molto molto rosso e loro ritenevano fosse velenoso. Ciò nonostante iniziarono a importarlo, perché era una pianta meravigliosa con queste palle rosse, eccetera. Poi arrivò il mais, il grano saraceno, e quindi diciamo che questa accettazione, poi effettivamente la cultura di questi nuovi alimenti, avvenne poi nell'avanzato Settecento, tant'è che si parla proprio di una rivoluzione agricola, e che il sud Italia si specializzò proprio nel meridione, si specializzò diciamo la cultura del pomodoro, che è rimasto tutt'oggi, così come al nord si inizia a fare la farina di mais, che appunto è la polenta, che è uno dei piatti sicuramente più consumati, lo vedremo anche nel corso la presentazione, nel nord d'Italia. Altri prodotti che vennero importati dall'America qui in Europa furono sicuramente il cacao e il caffè, mentre il cacao appunto apparteneva a questa cerchia molto ristretta di nobili fortunati che potevano gustarsi questa cioccolata calda, il caffè, che era più economico, veniva rivenduto da ambulanti per strada, fino a quando iniziarono a creare delle vere e proprie piccole botteghe che si occupavano del consumo del caffè, che ebbero talmente tanto successo che nascevano proprio esclusivamente solo per il consumo del caffè. Si chiamavano caffè e, come saprete, divennero anche dei luoghi di concentrazione, di scambi di informazione e di discussione sia letteraria, ma soprattutto politica. Infatti, in questo secolo, sicuramente è un secolo di grande fervore politico. Qui a fianco vedete la fotografia del Florian, che è uno dei caffè storici che aprì a Venezia. C'è l'interno e poi c'è l'esterno, e continuando, altri diciamo ingredienti o alimenti molto consumati nel Settecento furono sicuramente il burro, che era la base di moltissime salse famose, le famose salse settecentesche, che condivano, molto pesanti, molto elaborate, eccetera, che condivano tutti questa cacciagione, questi alimenti più svariati. Inizia in questo secolo la distillazione dell'alcol, e quindi appaiono molte bevande alcoliche,
Ricordiamo una delle prime sicuramente il rosolio, e la cosa più significativa anche in questo periodo, sempre super caro perché si doveva fare con una cosa che scompariva immediatamente, era il bere in neve, cioè il gelato. Questo gelato che si dice insomma nacque in Sicilia, e quindi chi si occupava di fare gelato doveva arrivare sulle cime dell'Etna per prendere questa neve. E poi condirla e fare il famoso bere in neve. Poi abbiamo due secoli molto particolari, un'Italia nell'Ottocento, sappiamo che l'Italia è completamente divisa e sezionata, dei secoli di grande povertà e di grande trasformazione sociale, perché come sappiamo nel 1861 ci fu l'Unità d'Italia e quindi questa cartina, diciamo, fotografa l'Italia geopolitica del 1815, vedete che sono tanti stati e questo mi interessava farvelo vedere perché sicuramente qui risiedono anche le ragioni del fatto che effettivamente la cucina italiana non è per niente una cucina unitaria, si unirà poi con l'azione di tanti cuochi importanti come per esempio Pellegrino Artusi, ma questo avvenne dopo perché effettivamente l'identità culinaria italiana è molto regionale. Quello che si mangia in Piemonte sicuramente non si trova in Sicilia e così via dicendo. Ciò nonostante questi sono secoli in cui sicuramente la cucina, la tecnica culinaria predominante è sicuramente quella francese, e infatti in moltissimi ricettai troviamo preparazioni come il gâteau, il sartù, i bignè, cioè tutte parole che vengono non solo dal francese, ma anche e soprattutto dalla cucina francese. E qua mi voglio soffermare sulla figura di Pellegrino Artusi, di cui si celebra tra l'altro il centenario dalla morte proprio quest'anno, che è il capostipite di una vera e propria cucina italiana codificata e libera da regionalismi vincolanti. Cioè, nel 1891 Pellegrino Artusi pubblica questa Scienza in cucina e l'arte del mangiar bene, che fu la prima opera letteraria dell'Ottocento che punta proprio alla completezza e alla valorizzazione della cucina italiana, non escludendo nessuno. Andiamo avanti, stiamo in un periodo, come abbiamo detto, molto povero. C'era qua la distinzione non è più fra ricchi e poveri, ma tra campagna e città. Ovviamente l'alimentazione era molto più scarsa e povera in campagna, si mangiava quasi esclusivamente la polenta al nord e il pane, a volte accompagnato da legumi o ortaggi. In città invece erano un po' più fortunati, si nutrivano molto di pane al nord, che veniva accompagnato sempre dalla polenta e dal riso, e al sud si mangiava soprattutto la pasta. Qui ovviamente c'è una presenza più forte dei legumi, che erano importanti per le proteine e via dicendo. Un'altra, diciamo, cosa divertente è il fatto che si consumava molto vino e si è fatto una stima per la quale si può dedurre che un operaio del nord consumava circa 3 litri a settimana contro i quasi 6 dell'operaio del sud. E contemporaneamente, sempre in questi due secoli, mentre in Italia abbiamo visto che cosa succedeva, inizia un'ondata emigratoria enorme. Stiamo parlando di quasi 30 milioni di persone che provenivano da zone e da ceti sociali diversi e che si diffuse in tutto il mondo. Gli italiani non hanno escluso nessuna parte del mondo nella scelta di dove andare a vivere. Ovviamente hanno privilegiato gli Stati Uniti, ovviamente nel senso le maggiori concentrazioni, le maggiori comunità italiane nel mondo si ritrovano sicuramente negli Stati Uniti, in Brasile, in Argentina, in Australia, ma ogni angolo del mondo è stato sicuramente, diciamo, gli italiani sono arrivati dappertutto. Questo tipo di emigrazione che diciamo cercava un futuro migliore di quello che poteva trovare in Italia, spesso e volentieri faceva trasformare queste persone in cuochi e pizzaioli. Quindi questi cuochi e pizzaioli, che sono quasi sempre improvvisati, cioè
raramente hanno una storia di ristoratore alle spalle, sono quelli che poi hanno aperto le prime pizzerie e ristoranti in tutto il mondo. Per esempio qui in questa fotografia vedete Angelos, che è uno, appunto, se riuscite a leggere, è stato aperto nel 1902, si chiama Angelos e ovviamente è a New York, a Little Italy. D'altronde, in questo periodo, e questo ci tengo molto a dirlo perché è un equivoco che con orgoglio voglio assolutamente sfatare, un mito da sfatare, in questo periodo che cosa succede? C'è questa forte immigrazione, ma non è una migrazione che piace moltissimo agli americani, perché ovviamente erano persone più povere, con un'educazione a volte inferiore, con abitudini diverse e via dicendo. Quindi questi emigranti non erano accolti con grande piacere, al contrario di quello che cucinavano, cioè gli spaghetti invece suscitavano un grandissimo successo. E poi in questo periodo che nacque il mito che in realtà gli italiani non hanno inventato gli spaghetti, ma è stato Marco Polo che poi li portò in Italia dalla Cina, cosa che non è vera, sono due, come avete visto, sono assolutamente due filoni di un prodotto che alla fine è anche diverso, che si sono sviluppati indipendentemente in due posti diversi e che effettivamente sono diversi. Invece negli anni 50-60 vediamo la prima emigrazione di cuochi professionisti dall'Italia, quindi quest'ondata di cuochi professionisti che inizia a portare la culinaria e la cucina italiana all'estero in una maniera più autoritaria, e addirittura si contano fino al 2012 72.000 ristoranti italiani in tutto il mondo per un giro di affari di 30 miliardi di dollari, e qui si parla addirittura di ogni giorno di 800.000 persone che lavorano ora in questo settore. Questo però, che cosa dobbiamo sottolineare di questo processo, diciamo, di diffusione della cultura culinaria italiana con l'immigrazione? Che fu un processo molto spontaneo, assolutamente non organico, non organizzato, non guidato da un progetto centrale e globale, al contrario dell'esportazione, per esempio, della cucina francese o giapponese. E questo che cosa significa? Che ha dato modo alla contraffazione, quindi a un mercato parallelo completamente falso, di prendersi una fetta, diciamo, di mercato con prodotti, cuochi, ristoranti, piatti che non hanno niente a che vedere con l'Italia. Quindi soffermiamoci su questa diffusione. Questa è bene o male stata la presentazione di che cosa abbiamo noi sulla nostra tavola e come ci siamo arrivati. La diffusione della cucina italiana, dal mio punto di vista, è dovuta soprattutto a queste migrazioni, ai discendenti ovviamente dei primi emigranti, il turismo. Sicuramente una persona che viene in Italia prova il nostro cibo quando rientra in casa, magari ha nostalgia e vuole prepararsi qualcosa, o li conosce e va. Certo, oggi è un po' tutto diverso, però cerchiamo di tornare anche a 40 o 30 anni fa. Effettivamente era un piacere poter trovare un ristorante dove si era mangiato italiano, perché si conosceva questa cultura. E poi ovviamente sicuramente anche un business e anche un affare, no? Investire nella cucina italiana, perché vende soprattutto perché è buona. E quindi andiamo avanti. Perché è buona? Perché è una cucina sana. Che cosa succede? Compare sulla scena questo famoso, negli anni 60, questo Ansel Keyes, che era un fisiologo e un biologo statunitense, soggiornando in Italia, rimane colpito dal fatto che i cittadini campani non avevano le malattie cardiovascolari o gastrointestinali non attecchivano molto in questa regione, e quindi iniziò a incuriosirsi di questo motivo, di che cosa succedeva, perché questo succedeva, e iniziò a studiare non solo la Campania ma tutto il sud d'Italia. Anzi, lui si trasferì addirittura a Pioppi e morì a 100 anni.
Che cosa scoprì Chies? Chies scoprì che effettivamente c'era un legame fortissimo tra le abitudini, diciamo, di vita, ma soprattutto culinarie, e diciamo, la vita e quindi l'essere sano delle persone. E in che cosa consiste questa dieta mediterranea? Fondamentalmente attività fisica tutti i giorni, la convivialità è un aspetto molto importante diciamo, dei popoli del meridione. La stagionalità significa rispettare gli ingredienti e quindi coglierli e consumarli nel periodo giusto in cui questo alimento appare e soprattutto prodotti locali, quindi scegliere sempre quello che produce diciamo, la terra vicino a noi. Conoscete la dieta mediterranea? C'ha una, diciamo, rappresenta in maniera proporzionale la quantità e la frequenza con cui si devono consumare determinati alimenti, quindi soprattutto cereali, li troviamo di nuovo, la pasta, il pane, il riso, il couscous e via dicendo, moltissime verdure, più di 2 porzioni, frutta sempre e invece in quantità un po' minore la frutta secca, il latte, i derivati del latte, l'olio d'oliva ovviamente sempre extravergine e possibilmente a crudo, usiamo anche molte erbe, spezie, aglio e cipolla tutto per accompagnare un condimento e le cose che dobbiamo consumare assolutamente in meno sono i dolci e la carne rossa, i salumi pochissimi. E invece come proteine, sempre una o 2 porzioni a settimana di carni bianche, pesce, uova e legumi. Diciamo che questo è una dieta sana, però quello che diciamo è importantissimo è anche scegliere un prodotto di qualità, perché nel momento in cui io ho un prodotto molto processato e molto diciamo lavorato, è chiaro che perde moltissimo delle sue qualità nutrizionali. A questo proposito voglio farvi sentire un video sperando che lo riesca a condividere facilmente e che ci fa ascoltare Dino Scanavino, che è il presidente della Confederazione degli Agricoltori Italiani. Quindi vediamo se ci riesco. E quindi facciamo così. E dovrebbe partire. Oltre che buono. Ne parliamo con Dino Scanavino, che è presidente nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori. Buongiorno. Buongiorno. Perché mangiare italiano? Beh, intanto perché il cibo italiano è più sano del mondo e abbiamo Perché controlli controllare, certo. rigorosissimi, perché gli agricoltori italiani mettono tanta passione, perché l'industria agroalimentare italiana è un'industria che crede nel Made in Italy. Bisogna mangiare italiano per rafforzare questo concetto di Made in Italy, che è una forza economica del nostro paese. Ci sono 5.047 specialità alimentari tradizionali in tutto il territorio italiano, e che è un territorio rispetto a tanti altri paesi, piccolissimo ma ricchissimo. E questo anno, diciamo, dedicato al cibo italiano, serve soprattutto per parlare al mondo di questa nostra ricchezza, molto spesso anche grossolanamente conosciuta, direi. Sicuramente, gli agricoltori italiani hanno saputo mantenere una biodiversità che non è uguale nel mondo. E E poi poi abbiamo abbiamo 300 indicazioni geografiche, geografiche, 500 500 denominazioni denominazioni d'origine, d'origine, 490 più più denominazioni denominazioni d'origine, d'origine, vini, vini, 500 vitigni vitigni autoctoni, autoctoni, 400 400 varietà varietà d'olivo, d'olivo, le razze razze zootecniche zootecniche animali. si avvicina a noi più o meno come Beh, la Francia Francia vicino, e ma abbiamo più formaggino con un grande distacco, con un noi grande abbiamo una una biodiversità biodiversità straordinaria. straordinaria. Questo è, diciamo, diciamo, il grande il grande lavoro lavoro degli degli agricoltori agricoltori italiani. italiani. Sono Ecco qua. Quindi abbiamo sentito Dino Scanavino che appunto esalta
la capacità degli agricoltori italiani che stanno facendo dei grandissimi sforzi perché effettivamente guadagnano poco. Questo lo dice più avanti nel video, ma non vi posso proporre tutto quello che ho trovato per questa presentazione. Ok, quindi andiamo avanti. Quindi abbiamo visto non solo una dieta sana e varia, ma anche la qualità degli ingredienti è sicuramente importantissimo. Continuiamo al nostro PowerPoint e quindi ci trovavamo a questa esatto, alla dieta mediterranea. La dieta mediterranea ne abbiamo parlato, quindi abbiamo visto che oggigiorno la cucina italiana ha un menù incredibilmente vario, perché abbiamo appunto tante portate, gli antipasti, i primi, i secondi, i contorni e i dolci. Abbiamo visto la varietà degli ingredienti che avete sentito, sono 5.047 le specialità italiane, pensate in tutto il territorio che è piccolissima l'Italia. La cucina italiana è una cucina molto semplice, non è vero quello che si crede, e cioè che più ingredienti mettiamo, più è saporito il piatto. Il concetto della cucina italiana si basa proprio sull'opposto, cioè togliendo ingredienti ma cercando di valorizzare uno o due protagonisti al massimo. E quindi abbiamo, diciamo, una in genere 4-8 ingredienti, insomma, sono numeri, però appunto si insiste sulla qualità. La qualità di questi ingredienti deve essere sempre soprattutto un'alta qualità. La cucina è locale, abbiamo visto che comunque la tradizione culinaria viene celebrata in continuazione dagli italiani. È chiaro che ormai i piatti insomma, è chiaro che anche al nord si fa uno spaghetto con le vongole e via dicendo, però effettivamente per una questione anche di ingredienti rimane ancora molto fortemente regionale. Ma la cosa più importante che io volevo dirvi è che secondo me per gli italiani il cibo è un po', diciamo, una cosa sacra, è una cosa, diciamo, è un rituale, è un'arte, è una cosa che non soddisfa esclusivamente un bisogno fisiologico, ma anche un bisogno dell'anima, di uno star bene. Perché? Perché, come avete visto, effettivamente è una tradizione che dura millenni, che ci piace molto, che è una cosa che ci dà tanto, tanto piacere e che quindi per noi è sacra, e mangiare bene è un dovere. E ora vi faccio vedere un altro video che che ci fa vedere una nonna alle prese con vediamo se riusciamo. Una nonna alle prese con la nipote e questo fidanzato della nipote che, ahimè, è straniero e quindi fa qualcosa che effettivamente per chi ritiene che il cibo e l'alimentazione italiana sia sacra è un po' così. Allora, vediamo se ci riesco. Così. Ah, ecco qua. Allora, nonna, come ti piace? Ma è proprio strano. Nonna, ma è normale, cioè non parla strano, è straniero, parla un'altra lingua così. Cosa vuol dire a me? Che profumo. Hai visto che bravo ragazzo? Non capisce la lingua, vuole proprio capisci profumo. Però, signora, secondo me ci manca qualcosa. Scartando. Che mozzolone! Ma che voi italiani sempre pensate, facciamo. Vabbè, che poi tu stiamo leggendo, no? Perché gli italiani non è che sono fissati con queste cose. Vabbè, nonna, alla fine ognuno fa quello che vuole. Buon appetito! Thank you.
tieni duro. Stai qui con tutto, tagliare gli spaghetti. Ma che ti abbiamo fatto di male? No, ieri già mi ho ricordo di una cosa. L'uovo giusto se ne da tavola. Una pasta commenta al nonno. Quando ci passate, quando ci posso? Venite a darmi da taglio di spaghetti. Ma è più facile mangiare con cucchiaio? Oh! Aspettate, sto fuori io! Allora, come sta? Signorina, meno male che l'abbiamo presa in tempo. Adesso ci sta un po' meglio. Grazie, dottore. Me la sta vicino, me la sta. Dottore, presto, un'emergenza! Che c'è? Una suocera! Da noi ha fatto la pasta con le vongole. Che c'è la succede? C'è che è un'emergenza qui! Ma non è detto uno, la luminica non si può fare ancora un cavolo. C'è da mangiare un po' la lasagna. Dottore, col parmigiano. Col parmigiano. Ma non è stato bene. Va bene, questo è un video di Casa Surace che, diciamo, voi che capite l'italiano e vi piace, vi invito a vedere i video perché sono veramente carini. Sì, effettivamente siamo un po' fissati con la nostra alimentazione e anche, diciamo, anche gli stranieri fanno un sacco di pasticci. E infatti questo prossimo pannello è dedicato proprio ai pasticci che fanno gli stranieri. Vediamo se riesco a condividerlo. Ok, quindi noi non usiamo il ketchup sulla pasta o sulla pizza. Ok, il ketchup raramente lo usiamo, non fa parte della nostra, diciamo, della nostra tavola. Tagliamo la pasta, non tagliamo assolutamente la pasta lunga. La pasta lunga e la pasta corta sono due tipi di formati di pasta diverso e ci sono dei sughi che accompagnano bene quella lunga e dei sughi che accompagnano bene quella corta. Ok, non li tagliamo e soprattutto non a tavola, perché effettivamente esistono anche delle ricette in cui lo spaghetto si spezza, ma è a crudo ed è prima. Sono tipo quelle paste minestra in cui si aggiunge la pasta. La nostra cucina non usa molto aglio, ok? L'aglio serve di solito di base, come la cipolla, per dei sughi dove vengono esaltati di solito altri argomenti. È una cucina, come dicevamo prima, con pochi ingredienti. La mozzarella non è una barra, la mozzarella è un prodotto artigianale di forma sferica che ha, diciamo, una durata di 2-3 giorni, non è che rimane lì mesi e mesi assolutamente. Non mangiamo solo pasta e verdura, mangiamo tante altre cose. E non mettiamo il parmigiano sul pesce, avete visto che anche il medico là si arrabbia perché la nuora ha fatto spaghetto con le vongole e col parmigiano, che pure non si può fare. A pranzo non beviamo cappuccino, non beviamo il latte, queste bibite sono per la colazione. E nella pizza non mettiamo l'uovo né sopra né dentro l'impasto, non mettiamo il pollo sopra e non mettiamo soprattutto l'ananas o la frutta in generale. Ma una cosa molto importante è che la pasta ha dei serissimi e rigorosissimi tempi di cottura. Anzi, vi dirò, la pasta molto cotta è meno digeribile di quella al dente, quindi al dente è l'ideale, ok? C'è sempre il tempo di cottura sulla pasta, soprattutto se è un pacco di pasta italiano. Qui trovate questo formaggio in busta, che assolutamente qui dentro di tutto c'è tranne che il parmigiano. Guardate qui la pasta sulla pizza, mi sento male solo a vederlo, il pollo con la pasta, insomma altri, diciamo, obbrobri. E quindi dicevamo che questo processo di diffusione della cucina italiana effettivamente è avvenuto in maniera poco organica, però il successo che la cucina italiana ha avuto nel mondo ha dato agio, diciamo, a
prendere piede alla cosiddetta agropirateria internazionale, che tra l'altro fattura più di 100 miliardi di euro, come appunto facendo credere con parole, colori, luoghi, nomi di città, immagini, eccetera, facendo credere che il prodotto che stanno producendo è effettivamente, che stanno vendendo è effettivamente italiano, cosa assolutamente spesso e volentieri non vera, e che finalmente sta diciamo avendo una risposta, finalmente è una risposta molto autorevole da parte dell'Italia, perché ci sono questi mercati che fatturano un sacco e che veramente sono nelle zone più lontane dall'Italia, dove reperire un ingrediente veramente italiano è molto difficile e quindi molto caro importarlo, e quindi molto più facile inventarselo e imbrogliare poi le persone. Quindi, a tutela del consumatore e ovviamente anche dei produttori dei prodotti di qualità, degli alimenti di qualità, oggigiorno sono nate, negli ultimi anni, sono nate queste denominazioni, per esempio denominazione di origine controllata, denominazione di origine controllata e garantita, sono tutte diciamo sigle, acronimi, che servono per designare il prodotto di qualità. Di qualità, rinomato, e che le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani e rispettano uno specifico disciplinare di produzione che è approvato con decreto ministeriale. Di questo ne sentiremo parlare anche più nel prossimo video. E infatti, che cosa succede? Produrre in Italia è molto caro, perché ovviamente i controlli sono altissimi e di conseguenza la produzione è molto cara. Quindi parliamo sempre di un prodotto molto molto buono. Ad ogni modo, con felicità di tutti quanti, la Coldiretti ha registrato l'anno scorso, a dicembre, un record assoluto dell'agroalimentare italiano, che ha fatturato 538 miliardi di euro, che finalmente ha raggiunto addirittura il 25% del PIL nazionale e ha offerto lavoro a 3,8 milioni di occupati. Quasi due terzi delle esportazioni agroalimentari vanno in Europa, poi negli Stati Uniti, nella Cina, ma un altro mercato importantissimo per i prodotti agroalimentari italiani è l'Italia stessa. Una delle iniziative, ci sono tantissime iniziative negli ultimi vent'anni, per questo parlavo di questo ventennio con molta contentezza e soddisfazione, perché finalmente ci stiamo riappropriando di una cosa che è nostra e finalmente stiamo portando una cucina di alta qualità e di alto livello all'estero. E in quest'ottica nel 2015 è nata un'iniziativa a mio avviso straordinaria che si chiama la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Di che cosa si tratta? Si tratta appunto di una, lo sentirete nel prossimo video, di portare nel resto del mondo, attraverso la collaborazione di camere di commercio, ambasciate, consolati, eccetera, la cucina di alta qualità nel mondo. E quindi ora vi faccio vedere questo video, che praticamente presenta l'ultima edizione della settimana di cucina italiana nel mondo. Ok, quindi un attimo. La settimana della cucina italiana sta per iniziare e per noi la Farnesina e il Ministero degli Esteri è fondamentale, perché è sinonimo di come andare a rappresentare il bello e il buono dell'Italia dall'altra parte del mondo. È un successo straordinario che è nato all'Expo di Milano 2015. Abbiamo riunito gli chef stellati, i cuochi italiani nel mondo, sono 10.000 che operano nel mondo, le associazioni gastronomiche, Feder Alimentari, tutto il mondo della cucina e della gastronomia. Perché produrre in Italia costa di più e noi dobbiamo farcene di questo non un cruccio, ma un banco. Che significa cruccio?
Inauguriamo oggi la quarta edizione della settimana della cucina italiana, una delle rassegne che promuoviamo per internazionalizzare la cultura e la dieta mediterranea e quindi le produzioni italiane di qualità, sostenibili e di eccellenza. L'Italia è il paese in Europa con la migliore produzione biologica anche e soprattutto con una sostenibilità agroalimentare che ne fa forse il tratto distintivo. Ok, quindi torniamo al nostro PowerPoint. Esatto, allora dicevamo appunto della settimana della cucina italiana nel mondo ed ora continuiamo con un'altra iniziativa che mi interessa molto toccare in questa presentazione perché è un fenomeno questo di slow food non recente, però diciamo la difesa da un rischio molto grande che è quello della globalizzazione alimentare, quindi il non valorizzare le cucine locali è un rischio enorme per l'umanità e in quest'ottica nacque nel 1986 Slow Food, nacque in Piemonte e diciamo, come dice il nome, era proprio in contrapposizione con forse non ho condiviso. Sì, non ho condiviso, scusatemi. Ok. Addio. Allora, scusate, dovrei averlo condiviso. Ok, sì, e quindi stavo dicendo, nasce Slow Food che come dice il nome è esattamente la contrapposizione del fast food, cioè il fast food significa rendere il pasto una necessità assolutamente quasi fisiologica dell'organismo e quindi praticamente andare in un posto, mangiare, riempirsi lo stomaco e continuare la propria attività lavorativa. Beh, Slow Food si pone esattamente l'obiettivo opposto, appunto la promozione del diritto a vivere il pasto come un piacere e soprattutto ovviamente difende e divulga le tradizioni agricole ed enogastronomiche di ogni parte del mondo. Slow Food si impegna per la difesa della biodiversità, che abbiamo visto in Italia ha una grandissima identità, dei diritti dei popoli alla sovranità alimentare, contro l'omologazione dei sapori, l'agricoltura intensiva e ovviamente le manipolazioni genetiche. Tutto questo è per far acquisire dignità culturale alle tematiche legate al cibo e all'alimentazione e ovviamente alla biodiversità. Elevare la cultura alimentare dei cittadini e dei giovani, soprattutto, alla coscienza di questo diritto al piacere e al gusto, anche educare i bambini al gusto a mangiare bene, a portarli sempre da McDonald's o da queste grandi catene alimentari che ovviamente di sano non hanno assolutamente niente, né l'ingrediente né tantomeno il prodotto finale, oltre che al concetto di queste cose, fa male perché si abituano a mangiare un cibo spazzatura, come si chiama in Italia. E quindi promuovere la pratica della diversa qualità di vita, rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e ovviamente la salute prima di tutto, no? Perché dobbiamo tutelare la nostra salute e l'alimentazione è un aspetto fondamentale per farlo. E soprattutto sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica verso le tematiche ambientali e in particolare verso la salvaguardia della biodiversità e delle tradizioni culinarie locali. A questo proposito, sempre nell'ambito della settimana della cucina italiana nel mondo, nasce un'altra iniziativa che intende proprio tutelare
quello che dicevo prima, l'alimentazione locale contro quindi la globalizzazione alimentare. Quindi sentiamo quest'altro video, anche molto interessante. Aspettate che qua per condividere è un po'. Oh, prima di tornare, Marco Zavora, come dice, solo un attimo. Non produsere. Ok, un attimo. Ok. Quindi. La settimana della cucina italiana sta per iniziare per noi. Scusate. Ok, ho sbagliato video, quello era quello di prima, quindi è questo, ok. Ok. La globalizzazione in campo alimentare ha aperto infinite possibilità per i consumatori. Un fatto positivo, che però nasconde il rischio di uniformare ovunque le abitudini alimentari e di veder scomparire le diete tradizionali e locali, da sempre fonte di salute e benessere, parte del tessuto sociale e della cultura di molti paesi. Pur nella grande diversità, quasi tutte le diete tradizionali sono incentrate su una base di frutta, verdura, cereali e legumi. La carne, il pesce e i prodotti caseari tradizionali sono le pietanze, mentre i grassi alimentari come l'olio d'oliva sono usati per condire. Dolce e cioccolato si consumano nelle feste o per un piccolo senso. Con l'intento di promuovere e preservare le diete tradizionali come quella mediterranea, l'Italia ha fondato presso le Nazioni Unite un gruppo di amici delle diete sane e sostenibili, a tutela della diversità alimentare e degli stili di vita sani, perché il cibo è parte essenziale del patrimonio culturale dei paesi. È vero, e quindi continuiamo con la nostra presentazione. Appunto, abbiamo parlato di slow food e fondamentalmente, scusate, un grande contributo che ha avuto, oltre diciamo alla dichiarazione della dieta mediterranea, come abbiamo visto, e diciamo anche alla fortuna che è seguita a questa dichiarazione così importante per la culinaria, per la cucina italiana, fondamentalmente questa stessa dieta mediterranea è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO nel 2013. Quindi non solo per quello che abbiamo detto sulla dieta mediterranea, ma anche perché è il simbolo della tradizione enogastronomica italiana, è un modello alimentare sostenibile, ma soprattutto rispetto per la stagionalità degli alimenti e la tutela di usanze e tradizioni artigiane di produzione. La più recente nomina è andata all'arte del pizzaiolo napoletano, anche qua non solo per la bontà del piatto, diciamo la pizza napoletana, ma perché la preparazione della pizza alimenta la convivialità e lo scambio intergenerazionale e assume il carattere di spettacolarizzazione con il pizzaiolo al centro della bottega mentre mostra la sua arte. E chi è che non ha visto un pizzaiolo far volare la propria pasta di pizza? Ma oltre a questo ci sono molti alimenti unici al mondo, italiani, che sono riconosciuti, moltissimi piemontesi, il tartufo bianco di Alba, che è una
cosa meravigliosa. Sempre in Piemonte troviamo le nocciole rotonde, che servono per fare il torrone, il gianduiotto e la Nutella. Tutti conoscono la Nutella, ma tutti dovrebbero conoscere i gianduiotti. E la toma, che è anche un famoso formaggio. Poi, anche questo è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità, le viti di Zibibbo di Pantelleria. E poi un'altra novità è che la prima tra le città italiane ad essere eletta per la sua creatività gastronomica, sempre come dall'UNESCO, questo riconoscimento dell'UNESCO, Parma è stata identificata come sede di un'eccellenza e di un patrimonio agroalimentare unici, salvaguardati e raccontati da una buona dose di imprenditoria locale. Ovviamente questo non è mai troppo, no? Ovviamente le caratteristiche, diciamo, in generale, siamo i maggiori produttori di vino e formaggio al mondo, in tutte le statistiche. E poi ovviamente nell'onda di questa, diciamo, tutela degli alimenti e della produzione italiana e della qualità degli ingredienti e via dicendo, io ritengo che l'Italia si fa veramente diciamo pioniera in questa lotta. Non so se parlo perché sono di parte, ma mi sembra che veramente sia una cosa che per noi è molto importante. Nascono innumerevoli iniziative per la tutela, che spesso e volentieri sono isolate, non in rete, ma una che mi interessa sottolineare è questa della Certification of Proficiency in Italian Cuisine. Perché? Perché questa si prefigge invece la formazione e il monitoraggio dei professionisti della ristorazione italiana, che significa loro preparano i cuochi in un determinato modo e solo quando sono pronti gli rilasciano questo certificato per poi farli andare all'estero a cucinare, che è ben diverso dal cuoco improvvisato no? Che andava in Australia e si arrangiava con gli ingredienti che aveva, o comunque dalle trasformazioni che la cucina italiana ha avuto poi all'estero. Insomma, quindi praticamente questa grande identità italiana sicuramente è importante grazie a anche dei cuochi importantissimi, e non posso non condividere con voi questa intervista di Gualtiero Marchesi, che è stato uno dei cuochi più importanti italiani. Stiamo quasi alla fine, quindi condividiamo. Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello. Quando la cucina diventa cultura, ovvero l'opera di Gualtiero Marchesi, secondo molti lo chef italiano più noto al mondo, considerato il fondatore della nuova cucina italiana. Anzi, grazie a lui, la cucina diventa una vera e propria opera d'arte. Fabio, una cosa, un bellissimo complimento che mi ha fatto l'altro giorno un cliente uscendo. Pensi che tutta la serata non mi ha neanche, io non sono sovente qua, non mi ha neanche guardato. Poi uscendo si è fermato e mi ha detto: bella cucina italiana, ma che era il più bel complimento che mi potesse fare, che facciamo cucina italiana, raffinata, elegante, no? Però è cucina italiana, io sono italiano di questo. Pellegrino. Eccoci qua, di Pellegrino Artusi già abbiamo parlato e quindi non ci soffermiamo. Quindi ovviamente è una cucina italiana di qualità. E quindi torniamo alla domanda iniziale: quali sono questi segreti per cui la cucina italiana è così famosa al mondo? Non ci sono segreti, sappiamo tutti quali sono i motivi. Fondamentalmente è buona. Ok, abbiamo visto che è sana, che è facile da preparare, è una cucina assolutamente semplice da preparare. Abbiamo alla portata di tutti, è alla portata di tutti. Ok, mi dicono che si è bloccato, scusate, per dove l'ho condiviso?
Ok. Ok, ecco qua. Allora, stavamo dicendo, quali sono i segreti per i quali la cucina italiana si è diffusa con questo successo incredibile in tutto il mondo? Secondo me non sono i segreti, perché lo sanno tutti, sono i motivi per i quali questa cucina è arrivata in tutto il mondo, prima di tutto perché è sana, perché è una cucina facile da preparare, alla portata di tutti, perché è economica, è energetica, è bella da vedere, ma soprattutto è buona. Dal mio punto di vista questa culinaria, questa cucina italiana è inimitabile, perché nessun non italiano porta dentro di sé questa tradizione. E non avendo questa tradizione è difficile avere un amore così, diciamo, smisurato per la cucina. A tal proposito ho fatto una classifica, una piccola classifica di quelli che secondo me sono i piatti più richiesti all'estero. Fate la vostra, sicuramente ci aggiungerete tante cose di cui mi sono dimenticata. E comunque, secondo me, i piatti più richiesti all'estero della cucina italiana sono: al quinto posto troviamo il tiramisù, al quarto posto troviamo una lasagna, ovviamente in ogni paese fatta come ritengono meglio, un risotto, ovviamente chi è che non ama un buon risotto, la pasta, ho messo qui quella al pomodoro più conosciuta, ma sicuramente il piatto più richiesto in assoluto all'estero è la pizza. Anche questa pizza viene presentata in tutti i modi possibili e immaginabili. Pizza Hut voleva il brevetto, per fortuna non gliel'hanno dato, che ovviamente è nata a Napoli, l'avete sentito, e a tal proposito vi faccio vedere un video e vi do l'ultimo consiglio: il vero cibo italiano si mangia solo in Italia, non vale la pena. È chiaro, dove cresce l'ingrediente, dove viene prodotto, dove nasce, è lì che si deve consumare. Allora vi faccio vedere l'ultimo video, che spero vi piaccia, che è appunto questo gruppo di stranieri che ha avuto la fortuna di andare a Napoli e mangiare la vera pizza napoletana. Di dove sei? From Germany. Stuttgart. Manchester. Mai stato a Napoli? Per prima volta a Napoli. It's my first day. E hai già mangiato la pizza? British version of Italian pizza. You buy it and it's frozen and you put it in the oven at home. I did, but not in Napoli. Hai accettato per la pizza margherita? Che è Napoli. Ed è qua, buon sua maestà, la pizza margherita. Oh. So nice. Nice. Good long. And monumental. The crust is like golden, crispy. Aspetta, la pizza margherita è il simbolo del patrimonio culturale e culinario italiano. È diffusa in tutto il mondo, ma non tutti sanno che è nata qui a Napoli, nel 700, forse nel 1889, in onore della regina Margherita. E da quest'anno l'arte del pizzaiolo napoletano è patrimonio dell'UNESCO. Ragana, se com'è? Quiero provarla, puoi provarla? Ora, puoi provarla. Ed eccoci qua, è finita, vedete, vi facevo venire fame. Ok, abbiate rispetto per voi stessi e mangiate bene. Questa è la conclusione che io voglio dirvi. Spero vi sia piaciuta la mia presentazione, vi ringrazio per avermi seguito. Ovviamente ringrazio
badante, voglio solo mettere tutti i contatti. Quindi praticamente dicevo che ringrazio Vadante, vi ricordo che ci troviamo a Rua da Restaurazione 409 a Porto, di recarvi nella nostra sede che è bellissima, è la sede antichissima del Consolato d'Italia a Porto, è la Casa d'Italia, ci sta una bellissima biblioteca piena di cose, e Vadante, come abbiamo detto, organizza corsi di italiano, ma non solo, dà i certificati PLIDA, fa un esame PLIDA, ha le traduzioni, ma soprattutto ci sono tantissime iniziative che facciamo con piacere, come queste lezioni aperte, quindi scriveteci e diteci cosa pensate di questi cicli, e se avete anche dei desideri, perché non proponetele, vediamo se riusciamo a soddisfarli. Quindi grazie alla Dante, grazie a voi di avermi seguito e alla prossima.